capo. Ecco, io capisco che lei sia tremendamente sotto pressione adesso e che non abbia potuto passare molto tempo a casa e che un uomo nella sua posizione abbia certi bisogni e che quando un uomo è potente e affascinante come lei, questi bisogni possano facilmente venire soddisfatti. Dottoressa Bailey. Sì, signore. Ci stai provando con me? Sua moglie è appena apparsa qui a chiedermi se lei e io abbiamo una storia. Io non voglio sapere niente, proprio niente. Gli affari suoi sono solamente affari suoi. E io non ci stavo affatto provando con lei. È chiaro?